Pino ha 73 anni, è un contadino. Ogni mattina, quando arriva nel suo campo a Ugento, in Puglia, saluta i suoi 140 alberi, uno per uno. Io parlo con gli alberi sempre, tutti i giorni. Se quello che gli fai all'albero ti risponde nel tempo. L'Unione Europea, per Gino, è un nemico. Un'entità enorme e oscura che distrugge i suoi sforzi e minaccia i suoi alberi. Quelli stanno rovinando tutto, lo stanno facendo apposta. Perché non vogliono l'olio nostro lo vogliono distruggere. Chi lo vuole distruggere? La comunità europea. Solo loro decidono. Noi non facciamo niente. L'ultima decisione è questa. Cancellare la data di produzione dell'olio extravergine di oliva. La richiesta dell'Unione Europea è stata approvata dal Parlamento italiano il 30 giugno scorso, tra scontri e spaccature. Di fatto significa che l'etichetta sarà meno trasparente, perché non sarà possibile sapere se l'olio contenuto nella bottiglia sullo scaffale è olio nuovo, cioè della stagione in corso, oppure olio vecchio, stoccato due o magari tre anni prima. In modo che i cristiani mangino semplicemente della robaccia. Robaccia è quella? Sì, secondo me sì. Secondo perché, perché l'olio vecchio è robaccia? L'olio vecchio non è, cioè l'olio vino va vecchio, l'olio deve essere nuovo. Che vuol dire? Il vino vecchio e olio nuovo. Non è solo questione di saggezza popolare. L'olio qui è una cultura. A chi lo conosce basta assaggiarlo per sapere se è vecchio o nuovo. Questa tecnica si chiama strippaggio. Si sente che è un olio dolce all'ingresso, con un retrogusto amaro e piccante. Ma i consumatori non sono assaggiatori. E se sull'etichetta scompare la data di produzione, non hanno strumenti per capire se l'olio che comprano è vecchio o nuovo. Un olio di una stagione passata è un olio che ha perso tutte le sue caratteristiche. È un inganno al consumatore che pensa magari di utilizzare un prodotto di alta qualità quando in realtà sta utilizzando un prodotto, un residuo. Il fatto di poter mettere olio vecchio nelle bottiglie nuove, diciamo così, chi ci guadagna? Ci guadagnano le grandi multinazionali. Più olio c'è sul mercato, meno viene pagato ai contadini. È già successo da poco con un'altra decisione dell'Unione Europea, cioè l'importazione di olio dalla Tunisia. Importazione raddoppiata per sostenere la democrazia nel paese arabo. A pagarne il conto, però, sono stati i piccoli produttori italiani. Appena è uscita la notizia dell'olio tunisino, abbiamo perso circa 200.000 euro. Stiamo parlando di una piccola azienda, 200.000 di una piccola euro. Realtà. Appena è uscita questa notizia, di colpo siamo scesi di 30 centesimi al quintale. A partire dall'olio, per finire al latte, passando per una serie altri di prodotti, si fanno dei proclami per la tutela del prodotto made in Italy. In realtà questo non succede. Il latte è l'altro grande terreno di scontro tra l'Italia e la Commissione Europea. Nel nostro paese è vietato produrre formaggi con la polvere, cioè col latte disidratato. Un divieto che, secondo Bruxelles, lede la libera concorrenza. Invece, per Michele, fare formaggio senza latte è come bestemmiare in chiesa. Solo latte di mucca, dalla Valle d'Itria, nel giro di 40-50 km attorno al nostro casino. Niente Olanda, Germania, Polonia, Lettonia. Ma tu te l'immagini a fare il formaggio con latte in polvere? Cos'è? La pelle d'oca è venuta. Quando arriviamo nella cooperativa allevatori della Valle d'Itria, a Cisternino, in provincia di Brindisi, c'è la visita di una comitiva proveniente dal nord Europa. È il frutto di circa 70 litri di latte e adesso Michele, che è il nostro capo casaro, vi farà vedere la parte più scenografica e più bella, che è quella della filatura. Questi turisti, venuti proprio dalla regione di Bruxelles, non credono letteralmente ai propri occhi. Bruxelles dice all'Italia di fare il formaggio con il latte in polvere, che è una cosa che agli italiani fa impazzire. Sì, capisco, fa piacere vederlo così, meno male che in modo naturale, non a base di polvere. La polvere di latte ha però un vantaggio, è molto economica. Se entrasse in Italia, metterebbe ancor più fuori mercato questo latte, che viene utilizzato nel caseificio della Valle d'Itria e che è stato munto qualche ora prima nella masseria di Antonio.
non si conosce neanche come viene fatto questo latte in polvere. E questo è il qua, anche se fa, ma sarebbe veramente una cosa, diciamo, a livello nazionale, non sto parlando del nostro territorio. Certo. Ci sterminiamo. Quanti allevamenti, quanti colleghi vostri sono falliti in questi anni? Noi su Cisternino siamo rimasti 5, sì. 1, 2, 3, 4, 5 aziende. A Cisternino 20 anni fa ci c'erano 15.000 vacche. 15.000 vacche? 15.000. Ora ce ne stanno appena appena 600, 650. 600? 600 vacche. Le stalle se le sono prese le banche e loro sono rimaste a fare gli schiavi dentro la stalla per la banca. Non serve produrre, a che cosa serve? Perché poi devo dare tutto alle banche. Anche per queste persone l'Unione Europea è un'entità enorme e oscura, spesso pericolosa. Da Cisternino come da Ugento, dal latte che Antonio munge e Michele trasforma, come dalle olive che Gino coltiva e Daniela spreme, Bruxelles è lontanissima. Con l'agricoltura, specialmente l'agricoltura italiana, se la stanno prendendo tutti perché? Perché è il migliore prodotto che c'è nel mondo. È il migliore prodotto. E allora devono fare in modo di distruggerlo.